C'è una radio che ogni giorno si prende cura delle persone che ami. Rainbow, la radio senza barriere. La voce di chi non ha voce. Da Garagiver, credo anche che sia doveroso fare una distinzione tra noi e le persone che assistiamo. Non è ammissibile che la responsabilità di atti medici e infermieristici ricade sul caregiver. Non è ammissibile che la mancanza di fondi da destinare alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 328, articolo 14, abbia delle conseguenze sulla vita della persona con disabilità e del nucleo in cui vive. Non è etico chiedere al caregiver l'obbligazione e il sacrificio totale della propria esistenza giustificando il tutto con la carenza di fondi. Il caregiver è colui che si prende cura, ma il prendersi cura ha il significato di amministrare, governare, custodire. Questo va chiarito molto bene, perché una legge che sdoganasse un significato diverso ci costringerebbe ad un mansionario che non saremmo in grado di garantire. Inoltre, i diritti che conquisteremmo sarebbero ben poco cosa al confronto. Io voglio che la mia figura sia riconosciuta non per diventare l'os del mio familiare, ma perché la complessità della vita che la disabilità inevitabilmente comporta non si traduca in una rinuncia al lavoro, alla salute, alla vita sociale e al futuro. La stessa rinuncia al lavoro deve essere una scelta libera del caregiver, che è consapevole di quello che comporterebbe e che potrebbe essere compensata in un altro modo. Io vorrei che dal punto di vista lavorativo non ci fossero problemi a giustificare la richiesta di un part-time, di un telelavoro, degli stessi permessi della legge 104. Vorrei che quando sono in assistenza in ospedale mi venga garantito un pasto caldo. A chi ha assistito un familiare in ospedale sa bene cosa significhi dormire su una sedia e mangiare panini al bar. Faccio presente che nessun ospedale dà assistenza H24 a una persona disabile ricoverata. Vorrei che se ho bisogno di andare in ufficio o in un ospedale o in un luogo pubblico e con me ho la persona che assisto, vi fosse riconosciuta una corsia preferenziale. Pensate, cosa vuol dire essere in pronto soccorso? Essere nella sala d'aspetto di un qualsiasi specialista e anche semplicemente del medico di base. Che cosa vuol dire farli aspettare? Vorrei la possibilità di veder riconosciuto con i versamenti INPS e INAIL. È una pensione per quanto sarò anziana. Ad oggi la mia attività lavorativa di caregiver è a quota di 28 anni, ma non avrò una pensione. Il mio lavoro non è contemplato dallo Stato e dall'INPS. Tengo a precisare che non sono un prestatore di cura volontariato, ma mi ritengo a tutti gli effetti un dipendente del Ministero della Salute, dipendente del Ministero della Politica Sociale, un dipendente di welfare socio-sanitario, educativo, assistenziale, con più mansioni, OS, ASA, cura assistenza, compagnia, anche di avvocato ho dovuto studiare la legge 104 del 92. Infine, vorrei che questa legge si ricordasse che oltre ad essere il caregiver di sono una persona, una cittadina che anche io ho dei diritti e non solo doveri. E infine che sanasse tutte quelle posizioni pregresse che non possono essere liquidate con 3 anni di contributi. Lucia Sellitti. Un'esclusiva di Rainbow, diversamente radio, la radio che non ha età.